tutti ragazzi, siamo Repi e Molly! E bentornati in un nuovo fantastico video! Ma cosa sono, l'impostore di Among Us, Repi? No, però sei tutto red, capito? Red, red. Sei tutto rosso! Ah, che ridere! Allora, oggi, ragazzi, innanzitutto voi dovete subito lasciare un grande mi piace ed iscrivervi se ancora non vi siete iscritti. Iscrivetevi! Mamma mia! Allora, oggi coloriamo finalmente! Non vediamo l'ora! E Molly è proprio in tinta ed è perfetto per oggi perché dovremo disegnare, lo vuoi dire tu? Il nostro amico Red, ragazzi! Sì, di Turing Red, non vediamo l'ora! E soprattutto sarà una fantastica sfida perché l'ultima volta nelle sfide dei disegni ho vinto io! E la volta prima ho vinto io! Ma non è vero, la volta prima avevo vinto io! Quindi fateci sapere a chi piace disegnare qua sotto nei commenti. Quindi iniziamo la sfida, via! Sì, e voi ragazzi qua sotto nei commentini scrivete quale disegno vi piace di più, mi raccomando, eh! Ok, Rebi, qui ci sono tutti i tuoi colori messi in disordine! Ecco, diciamolo perché Molly mette sempre in disordine tutti i miei colori, invece io gli insegno che se ne prende uno e poi se ne mette al suo posto! Ok, allora quindi devi disegnare Turing Red, comincia! Allora, è ovviamente Turing Red, quindi ovviamente è rosso questo panda, vero? Allora, anche se tende un po' sull'arancione. Va bene, le sfumature le vedremo dopo. Vediamo, allora, Rebi, vediamo un pochettino quello che sai fare. Allora, innanzitutto dobbiamo iniziare col fargli un bel faccione. Un ecco bel faccione. Qua, sì, perché ha un bel faccione. Perché è un panda, ragazzi. Guardate, è un panda rosso. Eccolo, guardate che bellino. Gli ho già fatto delle orecchie super cicciotte. Sembra un po' una volpe, comunque sia. Come una volpe. Ha un po' da volpe Turing Red, comunque sia, eh? Un po' da volpe? Comunque sia sei super colorata oggi, Red. Ti piace il mio outfit estivo? Sta arrivando l'estate! Sì! Siete pronti ai video estivi, ragazzi? Noi non vediamo l'ora! Rebi, ma cosa stai facendo? Sembra Pikachu, sembra! Ma cosa stai dicendo? Ma che Pikachu? Ah, le orecchie da Pikachu! Ma dai! Non è le orecchie da Pikachu, è un panda! È un panda, ma è Pikachu quello, è decisamente Pikachu! Non è Pikachu, adesso ti farò vedere io come verrà bello il mio Turing Red. Guardate, è un orsetto cicciotto! Sì, ma stai usando la mia tattica. Quale sarebbe la tattica dei trattini? Non vale. È la tattica, no. Allora adesso manca un grande codone, ecco qua. Ok, adesso tocca a me cominciare. Allora, aspetta! Cosa? Allora, ogni colore che prendi dovrà essere messo al suo posto, sappi? E se lo metto dove non è il suo posto? No! Allora, Red, tu hai preso il rosso, ma Red è un po' rosso, ma anche arancione, è sfumato. Ho capito, ma le sfumature si fanno dopo, prima bisogna fare i contorni, li fanno tutti. Posso cominciare? Ok. Allora, iniziamo a fare, perché Red ha questo faccione, ok, spelacchiato. Ma come spelacchiato? È un po' spelacchiato, Red. Ma è spelacchiato, poverino. Sa, queste orecchie che sembrano da volpe. Ecco, così. Guarda che belle orecchie, Rebi. La vinco io questa sfida. Ma che orecchie gli hai fatto? Gli ho fatto delle orecchie molto carine. Guarda, una bella facciotta. Anche il tuo sembra Pikachu adesso. Non è vero niente. Il mio è un bel panda. Poi il pancione di Red. Molly, ti ricordo che questa sfida è a tempo, quindi devi darti una mossa. Guarda, a uovo, sembra un uovo. Ma sembra un uovo di Pasqua. Poi, sa, le sue braccia così. Ecco, queste sono le braccia di Red. Ma non ha un braccio così piccolo. Sì, che c'ha un braccio così piccolo, che cosa dici? Oh, mamma. Molly, ma gli hai fatto le zampe quadrate? Ma, calma, fammi fare. Poi, guarda, iniziamo già a prendere due colori che li mischiamo. No, dopo, non puoi mischiarmi i colori. Ok, allora, lui è un po' rosso qua ovviamente, quindi facciamo le prove, vedi? Vedi la sfumatura che funziona di Red, te l'ho detto. Ecco, ragazzi, ve l'ho detto che Red è un po' arancione e un po' rosso. Lo sanno tutti, lo sanno anche i muri, guarda. Allora, muro, lo sai? Sì, lo sa anche il muro.
Wow, Rebby, ma sembra sempre di più Pikachu, Con ma cosa occhi... stai dicendo? Non è Pikachu! È letteralmente Pikachu, Rebby! È Red, guarda! Adesso sta diventando sempre più Red! Che occhi che ha, Rebby! Ma sembra proprio Pikachu, ma dai! Ma non è Pikachu, ragazzi! Qualcuno dica a Molly che non è Pikachu! Ah, il mio è fantastico! Guarda che bello, Rebby! Sta venendo veramente un capolavoro, ti piace? Bello, ma il mio sarà ancora più bello. Ma cos'è quello? È il suo naso, Molly. Oh mio Dio, ma io l'avevo detto che stavi facendo Pikachu, Rebby. Stai facendo ma Pikachu. Ma non sto facendo Pikachu, ma Turing Red ha degli spazzetti bianchi e io li ho fatti gialli per farlo più colorato. Guardate, ragazzi, facci vedere un attimo. Ma questo è Pikachu, ma dai! Pikachu, ma cosa stai dicendo? Ma stai facendo Pikachu! Non sto facendo Pikachu, guarda, adesso lo colorerò tutto e vedrai che bellino questo sacchiotto. Guarda che bellino! Sì, sì, nel mondo dei sogni. Guarda, Rebby, iniziamo a fare tutto il pelo. Comunque, dicevi tanto a me, ma lo stai facendo giallo pure tu. No, questo è arancionino, ma dopo gli faccio un'altra cosa, non te lo dico perché altrimenti mi copi. Ma come guarda ti copi? Bello, guarda che bello, sta venendo proprio bene, ma... guarda che musino. Molly, ma perché gli faccio gli occhi arancioni? Perché lui ha gli occhi arancioni. Ma non è vero, sì? Gli occhi sono l'unica cosa che Red non ha arancioni. No, se ci guardi bene, Red, in verità, ha gli occhi arancioni. Ma cosa stai dicendo? Ragazzi, scrivetemi qua sotto nei commentini se Red ha davvero gli occhi arancioni. Certo. Secondo me non è vero. Li ha gli occhi arancioni, vero ragazzi? Wow, che bel Pikachu che hai fatto, Red. Non è Pikachu, è Turing Red. E poi guardate che bello orsetto che sta venendo, sì. Proprio veleno, Sta venendo discreto. È vero. E se ti muovo il foglio. No, non vale. Molly, non cercare di barare, perché lo sai bene che il mio Turing Red sarà veramente fantastico. Guarda che mi hai rubato il colore. Guarda che il mio sta venendo veramente bene. Ragazzi, ancora la faccia non è finita, ma presto sarà un Turing Red veramente incredibile. Guarda che facciotto. Ma sembra una volpe. Ma che volpe, è un Turing Red molto simpatico. Sono un Turing Red molto simpatico. Vediamo Molly cosa sta facendo. Ma Molly! Cosa? Ma gli hai fatto le orecchie grigie! Ma in verità lui le ha bianche, ok? Sono bianche, non grigie! Senti, ascolta, fammi finire il mio Red, ok? Ma poi hai fatto la lingua di fuori. Fammi finire... ma perché Red ha la lingua fuori? Senti, abbi fiducia, fidati. Comunque, la vinco io questa sfida. Ti vorrei dire che il mio Turing Red è già quasi finito. Tu sei un po' indietro, devi velocizzare. Faccio veloce. Ok, non siete pronti a vedere che Turing Red abbiamo fatto. Sono veramente fantastici. Signori e signori, ecco. Siete pronti a vedere i nostri fantastici Red? Vai! Allora, c'è da dire che ci siamo impegnati tantissimo e che sono venuti entrambi bene, Io direi che sono entrambi bellissimi. Questo è della Rebby. Guardate che carino. E questo è di Molly. Allora, fammi dire una cosa, avvicinali. Cioè, questo qui che è mio, questo qua che è mio, sì, assomiglia troppo a Red, al faccione da Red, è proprio lui. Ma è perché è il mio no, cioè, guardate, è così puccioso, è così bellissimo. Guarda, piccolo. Qui, li vogliamo qua, li vogliamo qua. Allora ragazzi, mi raccomando, qua sotto nei commentini scriveteci se vi piace più il Turing Red della Rebby o questo? Il Turing Red di Molly. Il mio è più Red, guarda. Ma che il bello. Il mio è più simpatico, è un orsacchiotto simpatico, sta così, yeah! Sì, va bene. Ok ragazzi, speriamo che il video dei disegni vi sia piaciuto. E noi ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!